Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Dal Primo al Cittadino, il nostro programma settimanale con il sindaco Vincenzo Servalli. Benvenuto. Benvenuto a te e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Bene sindaco, iniziamo subito parlando dei contagi da Covid e parliamo anche però delle vaccinazioni che vanno avanti. Sì, i contagi, dico subito il numero dell'attuale rilevazione, sono 2.495 casi che risultano positivi al Covid-19. Ci sono 509 guariti e ci sono 4 persone in ospedale. Ribadisco quindi il concetto che ho detto già nelle precedenti circostanze, che la caratteristica di Omicron è una caratteristica di grande aggressività nella diffusione, di grande velocità nella diffusione, ma avendo ormai buona parte della nostra popolazione la vaccinazione, a questa rapidità di diffusione non corrisponde una gravità delle conseguenze su questo numero alto di persone, proprio perché si imbatte, diciamo così, il virus con la vaccinazione e di conseguenza gli effetti sono molto molto ridotti, tranne ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi per i cittadini che non hanno ritenuto doversi vaccinare e che purtroppo sono quelli che poi si ribaltano sulle strutture sanitarie. Tant'è vero che noi abbiamo rapidamente riempito alcuni degli ospedali destinati al Covid, come il da Procida o altre strutture sul territorio. E quindi di conseguenza noi abbiamo una diffusione del virus molto ampia, anche se a fronte degli attuali 2.495, la settimana scorsa erano 2.624. Quindi segnaliamo anche questa contrazione, però questo numero è molto legato al numero di tamponi, quindi più tamponi si fanno e più ovviamente aumentano i positivi. Anche qui la corsa al tampone in molte circostanze è anche ingiustificata. E quindi rimangono i 4 ospedalizzati, cioè di persone che hanno comunque bisogno di un'assistenza più approfondita in ospedale. Anche qui le fasce di età sono abbastanza diffuse, però devo constatare che ad esempio nella fascia 11-13 anni abbiamo meno 10 positivi rispetto alla fase precedente. Mi verrebbe da dire a questo punto che con il meccanismo della DAD, che i dirigenti scolastici attivano quando si verifica un caso positivo in una classe, con il meccanismo della DAD l'apertura delle scuole non ha avuto, per i dati che abbiamo qui davanti, in questo momento non ha avuto un effetto di rimbalzo sui ragazzi con il numero di positivi in aumento. Quindi le scuole si sono aperte e nel complesso sta andando abbastanza bene, quindi la scelta che è stata fatta dal governo centrale in questo momento appare quella giusta, appare premiante da questo punto di vista, anche se io ho incontrato anche gli studenti, l'assessore all'istruzione ha incontrato i dirigenti scolastici, non mancano le difficoltà con i docenti in alcuni casi che non vanno a scuola perché sono in quarantena, ragazzi in quarantena, difficoltà organizzative, ma diciamo la fortuna nostra a Cava dei Tirreni è che abbiamo dirigenti scolastici di primo piano, sono tutti quanti bravi e si sta andando a scuola, insomma. La fascia in questo momento con il maggior numero di positivi è quella che va dai 31 ai 50 anni, con 722 positivi, e quella tra i 51 e i 70 anni con 645 positivi. Ovviamente questi dati servono per dare un'indicazione di massima, ma è chiaro che l'evoluzione della pandemia può far cambiare tutto. Le vaccinazioni le stiamo facendo, oggi abbiamo il 42% dei nostri concittadini, circa 20.601 persone, compresi bambini in età pediatrica, che si stanno facendo la vaccinazione e si stanno vaccinando, quindi è un risultato eccezionale, bisogna andare avanti così. 40.905 prime dosi, 35.962
seconde dosi, 20.601 terze dosi. Insomma, come dire, è una bella battaglia che si sta combattendo al virus attraverso lo strumento principale che è la vaccinazione. Quindi anche la vaccinazione dei più piccoli è iniziata, questo renderà possibile anche frequentare la scuola in presenza più a lungo. Sì, questa è una cosa molto delicata, vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni, anche dal punto di vista proprio della vaccinazione in sé, ci deve essere il pediatra, devono fare Pfizer e quindi ci deve essere il farmacista, però mi pare che sta andando abbastanza bene. Ovviamente rinnovo l'invito un po' alla pazienza, di tanto in tanto ai centri vaccinali ci sono delle disfunzioni, ma si sta cercando di fare il possibile con personale ridotto, anche quelli che fanno, diciamo così, l'attività, i medici, gli infermieri, i volontari, sono essi stessi in qualche modo sottoposti e vittime del Covid, quindi ci sono tante difficoltà da questo punto di vista, però cerchiamo, insomma, di portare avanti questa vaccinazione, che è la cosa più importante. Poi può capitare che ci sta al centro una mezz'ora in più, mi rendo conto che è un fastidio, ma, come dire, l'obiettivo principale è la vaccinazione e ci vuole un po' di pazienza. Questa mattina sui giornali vi era in primo piano il nostro ospedale. Parliamo dei lavori che avranno ad oggetto proprio il nostro presidio ospedaliero. Sì, questo, il nostro ospedale è un po' una preoccupazione costante di questa amministrazione, di tutte le amministrazioni. Il tema del nostro ospedale ormai è un tema più che ventennale sul ruolo, sulla funzione che questo ospedale deve avere. Però c'è un dato che credo che debba essere valutato positivamente, ovviamente. Per la prima volta dopo decenni si ritorna ad investire in termini strutturali nel nostro ospedale. E ovviamente si tratta di diversi milioni di euro, si parte dal pronto soccorso, quindi un investimento importante per modernizzare, rendere più efficiente, rendere più funzionale, più capace di dare prestazioni di qualità al nostro pronto soccorso. È un grande risultato che ci siamo guadagnati, diciamo così, sul campo e speriamo che questa battaglia per dare al nostro presidio di Cava dei Tirreni una sua identità e un suo profilo all'interno dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona possa continuare. Ho detto che l'ospedale all'interno, quando ci si va, ci si rimane sorpresi perché, diciamo, è ben organizzato, è un bene, è un gioiellino il nostro ospedale, ma che bisogna mettere mano a quella facciata dall'esterno perché effettivamente è ormai desueta. Però francamente, tra fare i lavori nel pronto soccorso e fare la facciata, ho preferito, e tutti quanti abbiamo preferito, intervenire innanzitutto sul pronto soccorso. Poi ci sono le progettualità per la nuova rianimazione e per la UTIC, e che riguarderà, ci sarà anche uno spostamento della cardiologia, insomma un bel intervento importante nel nostro ospedale. E poi si stanno creando le premesse anche per la facciata. Il tema però più stringente che noi dobbiamo necessariamente affrontare con l'azienda e con la regione è quello, e con la direzione sanitaria, è quello del personale, perché è chiaro che se manca il personale e poi le prestazioni vengono comunque condizionate. Però voglio dare, come dire, il significato di questo intervento nel nostro pronto soccorso. Ritornare ad investire così seriamente nell'ospedale vuol dire che a livello di azienda si immagina un futuro per questo presidio, altrimenti, diciamo, non si capirebbe, questi sarebbero completamente folli. Si mettono dei soldi, si fa un nuovo pronto soccorso eccetera e poi contemporaneamente si pensa a depotenziare. Allora il tema è, nel nuovo atto aziendale, finalmente, diciamo così, dire che cosa deve fare e può fare il presidio di Cava all'interno dell'azienda, in modo che si sa che a Cava, diciamo così, si fanno certe prestazioni. Certamente va mantenuto ovviamente il pronto soccorso con tutto quello che questo significa, e poi magari qualche specializzazione che lo qualifichi e lo renda caratteristico di un certo tipo di intervento e di prestazione all'interno di tutta l'azienda.
Su questo dobbiamo lavorare, ovviamente non è facile, c'è stato anche qualche momento di confronto aspro con la direzione generale, ma questo, diciamo, speriamo che porti a qualche risultato. E a fine mese inizieranno i lavori del grande parco urbano che si estenderà lungo Corso Principe Amedeo, lavori molto attesi, un progetto veramente ambizioso ma giusto per Cava dei Tirreni. E che impatto avranno questi lavori soprattutto sui posti auto già presenti attualmente sul corso? Sì, ti ringrazio per questa domanda perché mi consente di fare una riflessione appena appena di carattere più generale, cioè dove, se si leggono i documenti, le linee di indirizzo, se si leggono qualche articolo, se si legge e si ascolta l'orientamento che anche a livello europeo, nei paesi più avanzati, danno per la prospettiva d'avvenire, qual è una delle grandi emergenze che abbiamo. Oggi abbiamo due grandi emergenze, quella climatica e quella demografica. L'emergenza climatica, è inutile che ne parliamo, lo sappiamo tutti quanti. Oggi è il tema dei temi, quello di mettere in sicurezza la sopravvivenza del pianeta, della Terra, così come l'abbiamo conosciuta nel corso di questi millenni. L'altra emergenza è quella demografica. Le nostre città, i nostri paesi, soprattutto quelli più avanzati e di maggiore benessere, oggi scontano un calo demografico enorme. Le nostre modalità di vita fanno sì che si fanno sempre meno figli, diciamo, ci sono tutta una serie di emergenze. Lasciando un attimo da parte quella climatica e quella demografica in generale e venendo più nel concreto delle scelte che le amministrazioni, un'amministrazione di una città evoluta e che guarda al futuro come la nostra deve fare per traguardare, per metterci in linea con il futuro, è quello di creare nella nostra città sempre più spazi di vivibilità che modificano la qualità della vita delle persone, la qualità dell'aria che respiriamo. E già da tempo, io credo che chiunque sia andato a fare una passeggiata in una città del centro Italia, non dico neanche in quale grande metropoli, la tendenza è quella di fare i parcheggi sotto e spazi urbani, parchi pubblici, luoghi di vivibilità e di comunità nelle parti sovrastanti. Noi, diciamo, in linea, diciamo, con queste tendenze che erano maturate nella nostra città già da tempo, diciamo così, ci siamo decisamente con grande determinazione mossi in questa direzione. Aumentare il numero di alberi, il numero di ambienti vivibili, di spazi urbani per la socialità, per l'incontro tra generazioni, per lo scambio di esperienze anche tra generazioni, ecco, noi ci stiamo muovendo con grande determinazione. E tutto il nostro programma del progetto integrato alla città sostenibile per le nostre frazioni è andato tutto in questa direzione. E infatti facciamo tutti i progetti che abbiamo presentato, insomma è inutile che ci ritorno sopra adesso. In questa direzione la realizzazione del parcheggio interrato da circa 200 posti che abbiamo inaugurato 2-3 mesi fa, con grande fatica e con, non vi dico, lì veramente c'è il sangue buttato in quella realizzazione, era la premessa per poter realizzare lo spazio, il parco urbano, la città europea, che i cui lavori cominciano la prossima settimana, a fine mese. È un intervento bellissimo che parte da quella area verde di fronte al mattatoio e che finisce questo intervento al confine, diciamo, per intenderci, di rimpetto a Villa Alba, perché di fronte al Villa Alba quel parcheggio rimane, ma da lì a giù viene questo parco urbano, che è un luogo appunto che va nella direzione di quello che dicevo prima, spazi per i bambini, luoghi per il gioco, ci sarà un anfiteatro per fare delle passeggiate, insomma poi vedremo meglio tutti quanti quanto è bello questo progetto. Ovviamente ogni volta che si realizza una innovazione così importante dentro un disegno complessivo di città, ci sta qualche
piccolo prezzo che bisogna pagare. In quell'area c'erano circa 120 residenti che avevano il permesso residenti. Ora, questi residenti verranno gradualmente, con un colloquio con la società Metelle, ogni qualvolta si va a rinnovare questo permesso residenti, una nuova collocazione, un po' come si faceva prima che si facesse il solettone per appoggiarci la macchina. Mi rendo conto che per qualcuno questo può essere un disagio, perché magari non c'è proprio la comodità immediata, però in tutta l'area intorno ci sono zone che quando si va a rinnovare la Metelli indicherà come possibili potenziali luoghi dove si va a mettere la macchina. Inoltre siamo impegnati a trovare nella zona nuove aree per fare nuovi parcheggi, diciamo così, che consentano la soluzione a questo problema, che ci consentono però allo stesso tempo di portare avanti la nostra idea sulla cava dei Tirreni dell'oggi e del domani. Ora, questo è, quindi c'è stato, io mi rendo conto che per chi parcheggiava peraltro a 50 euro all'anno, cioè 13 centesimi al giorno, evidentemente la comodità era forte, capisco, mi rendo conto, si tratta di famiglie, di amici, di persone che conosciamo, però bisogna accettare questo piccolo prezzo. Voglio anche dire che nel momento in cui si andrà in Metellia al rinnovo del permesso residenti, si vedranno delle fasce nuove di pagamento del parcheggio per i residenti che sono collegate all'ISEE, e questo è uno strumento di equità. Anche qui ho sentito qualche critica, molte critiche. Perché collegare all'ISEE? Perché se c'è chi ha un ISEE molto alto e quindi magari un reddito alto, no? Magari pagando qualche cosina in più, consente alla Metelli, a tutti quanti noi, di mantenere a 50 euro all'anno il permesso residente alla famiglia che ha l'ISEE più bassa. Allora, non voglio dire il vecchio chi ha qualcosa in più paghi qualche cosa in più, però questo principio è sempre valido, per cui attraverso il meccanismo dell'ISEE, con le fasce, noi consentiamo a tutti di poter accedere, a quelli che vogliono, al permesso residenti, però salvaguardando le famiglie che, come dire, hanno qualche difficoltà in più e chiedendo qualche cosa in più a chi ha maggiori possibilità. Voglio dire che anche 300 euro all'anno per una persona che guadagna 80-100 mila euro all'anno, insomma, si tratta di meno di un caffè al giorno. Quindi tutte queste drammatizzazioni, mi rendo conto, qua oggi per tutti quanti noi la vita è diventata difficile, quindi però se si chiede un sacrificio a chi può dare qualche cosa in più, non è una tragedia, perché questo poi ci consente di salvaguardare coloro che stanno in maggiore difficoltà. Quindi non è che voglio fare i ragionamenti ideologici, diciamo così, molto più semplicemente una questione di buonsenso e di un equilibrio, diciamo così, che in una società deve essere pure mantenuto. Detto questo, chi deve andare a rinnovare va in Metelli, la Metelli in questo momento chiede un'autodichiarazione relativamente al proprio ISEE, non chiede neanche l'ISEE. L'ISEE poi lo puoi portare, credo, entro aprile, quindi ci fidiamo anche dei nostri concittadini, i quali vanno là e dicono: io ho l'ISEE da 10.000, mi tocca pagare questo, e pagano, e poi successivamente porterà il documento a prova e a sostegno della dichiarazione che ha fatto. Tutto è migliorabile. Ovviamente l'obiettivo nostro principale era che quel pezzo del nostro fondo valle, del nostro centro urbano, viene completamente trasformato nella direzione di un miglioramento della qualità della vita e dell'aria che respiriamo, e se riusciamo a completare anche il sottovia veicolare, cosa per cui stiamo lavorando almeno per creare le premesse e per dare agli amministratori che verranno già un pezzo di lavoro fatto, e noi facciamo un grande servizio per la cava dei Tirreni dei prossimi anni. Io ci credo molto e spero che i cittadini abbiano, ovviamente, ripeto, poi vediamo anche opera finita prima di dare
un giudizio. Allora, il nuovo parco urbano, la città europea, parallelamente al nostro centro storico che dobbiamo curare e valorizzare sempre di più, con tutta una serie di interventi che stiamo prevedendo sulle nostre frazioni, e insomma danno l'idea di una città che vuole crescere e che, nonostante tante difficoltà, il periodo difficilissimo che stiamo vivendo, è capace di guardare al futuro. E martedì 25 gennaio sarà presentato il progetto Parco Urbano San Pietro, sempre in linea con l'ecosostenibilità e soprattutto con i finanziamenti dei fondi PIX. Sì, là avevamo, i nostri cittadini hanno la memoria lunga, diciamo, là avevamo i prefabbricati del terremoto degli anni Ottanta, dove facciamo questi interventi, che erano diventati ovviamente simbolo di degrado, di abbandono, avevano fatto diventare quei pezzi delle nostre frazioni veramente una sorta di periferie del degrado, come si vede nelle grandi città o nelle medie città italiane. Allora, dove c'era questa situazione di degrado, noi interveniamo con i progetti PIC. Se anche San Pietro, io credo che verrà per la bellissima San Pietro. San Pietro è una frazione bella, piena di storia, piena di tradizioni. Nella chiesa di San Pietro ci sono dei tesori, anche lì andrebbe fatto un lavoro di recupero, ci sono dei quadri, delle cose uniche. E insomma, quella comunità meditava un intervento importante dopo i sacrifici che hanno fatto in tanti anni con le aree prefabbricate, e potrà rinascere quella comunità con questo intervento. Io credo che la frazione San Pietro potrà rinascere, potrà riprendere una nuova identità e una nuova centralità nella nostra bella cava di Tirreni. Presentiamo il progetto il 25 e, compatibilmente alle esigenze del Covid, invito qualcuno interessato a San Pietro a vedere. Poi andremo anche, ripeto, ci stiamo muovendo poco tutti quanti per evitare aggregazioni, però tutti i progetti delle frazioni noi li stiamo presentando al Comune, però poi li andremo a presentare nelle frazioni, in modo che i cittadini devono essere consapevoli di quello che stiamo facendo, fare qualche critica. C'è sempre modo, durante l'esecuzione di progetti, di fare qualche modifica, qualche accorgimento. Insomma, mi fa piacere per San Pietro, ecco, mi fa piacere per San Pietro e per la nostra città, ovviamente. Bene, Sindaco, quindi come possiamo vedere, molti lavori dedicati alla nostra città sono sempre in linea con un green, con un mondo green, una visione molto ecosostenibile e una volontà di tutta l'amministrazione, lo ha detto già qualche anno fa. Sì, innovazione, ambiente, quindi qualità della vita, cultura e inclusione. Inclusione significa che noi in tutti questi progetti siamo partiti dall'attenzione a persone che hanno una qualche difficoltà nella vita e che devono poter godere, diciamo così, di quello che si fa nella nostra città. Queste sono le linee di tendenza, e quindi sull'innovazione continuiamo a lavorare in collaborazione con la Regione Campania, abbiamo dei progetti importanti. Cava è tradizionalmente la piccola Svizzera, e quindi deve fare un investimento sull'ambiente, sulla qualità della vita, ecco, questa è una ricchezza importante che dobbiamo mantenere. La cultura è un must, anche se in questo momento tutto il programma culturale che avevamo messo in campo è tutto in stand by, e ovviamente l'inclusione. Queste quattro linee di tendenza le abbiamo presentate nel nostro programma nel 2015, le abbiamo confermate nel nostro programma elettorale ultimo che abbiamo presentato, i cittadini ci hanno dato fiducia. Certo, nessuno di noi poteva immaginare che dovevamo condurre questa battaglia mortale con il Covid. Lo ribadisco, comunque metà della mia giornata è impegnata, perché i cittadini possono immaginare le mille situazioni specifiche, particolari. Bisogna andare a fare la vaccinazione, bisogna andare a fare il tampone a domicilio, per cui ci sono delle persone che giustamente non si può, e bisogna organizzare un servizio e non è facile. Volevamo fare il terzo centro vaccinale, non c'è il personale, e ci sta chi c'è Moderna, ma io devo fare il Pfizer, e il Pfizer presuppone il farmacista, eccetera eccetera, ma ne ho sintetizzate 5, le questioni sono tante, e ovviamente seppure tutta la regia di questa operazione è sempre dell'azienda sanitaria locale,
che sta gestendo bene, io pur tra tante difficoltà, ovviamente potete immaginare che molte questioni inevitabilmente arrivano al sindaco che prova in qualche modo a migliorare la situazione. Però lo stiamo facendo. L'importante è che andiamo avanti con la vaccinazione, ripeto, non tutto può filare liscio come l'olio, su una grande quantità, migliaia di tamponi stiamo facendo, migliaia, così come tante vaccinazioni, facciamo 800.000 al giorno, insomma è un impegno notevole. Bene. Quindi tutto questo mentre bisogna far andare, sperando che prima o poi ci, diciamo, la scienza, ma insomma la nostra fede religiosa deve essere anche importante in questo senso, ci liberano da questo maledettissimo Covid-19 e tutte le sue varianti. Bene sindaco, grazie. La nostra puntata si conclude qui e cari amici, noi vi ricordiamo l'appuntamento con Dal Primo al Cittadino. Arrivederci.